Va bene, allora adesso proseguendo un po' sulla scia delle trasmissioni a cinghie e quindi delle applicazioni dei flessibili, passiamo a parlare di paranchi e apparecchi di sollevamento. Il paranco, come vedremo, è un meccanismo a cavi che può essere utilizzato come moltiplicatore di forza e quindi come amplificatore della forza, particolarmente utile nelle applicazioni negli apparecchi di sollevamento. Allora, incominciamo con il fare questo schema. Abbiamo una serie di carrucole, immaginate un estremo del cavo che è solidale al telaio in questo modo, questo cavo viene avvolto su questa carrucola mobile e qui viene avvolto nuovamente su una carrucola fissa rispetto a questa cerniera e così via. Allora qui abbiamo un collegamento rigido con tutte le carrucole mobili che naturalmente sono libere di ruotare intorno a queste cerniere e qui abbiamo un collegamento fisso, questa prima carrucola, quindi sono tutte collegate al telaio, ovviamente libere di muoversi, di ruotare intorno a questo cilindro. Va bene? Qui abbiamo una forza. Immaginiamo qui di avere un carico applicato, carico P, e qui abbiamo una forza di sollevamento del carico. Va bene? Quindi la Q diventa la forza motrice e la P rappresenta il carico. Va bene? Questo meccanismo a cavi, che è un paranco, utilizza le caratteristiche principali della carrucola mobile come moltiplicatore di forza. Bene, noi vogliamo trovare anche in questo caso un legame tra il carico P e la forza motrice e andiamo a affrontare il problema prima dal punto di vista cinematico e poi dal punto di vista statico, per il momento rimanendo nelle condizioni ideali. Ideali che vuol dire? Filo, cioè fune in questo caso, inestensibile, ok, e perfettamente flessibile. Perfettamente flessibile vuol dire che non oppone, ovviamente è un caso ideale, non oppone alcuna resistenza ad un momento flettente applicato. Quindi riesco a piegarla, a fletterla, senza applicare alcun momento, perché ipotizziamo che abbia, come condizione ideale, una rigidezza flessionale uguale a zero. Va bene? Ok, dal punto di vista cinematico che cosa succede? Immaginiamo di considerare una situazione di sollevamento del carico. Se consideriamo il sollevamento del carico, naturalmente questa asta, che poi insieme alle carrucole mobili rappresenta il bozzello dell'apparecchio di sollevamento, sale con una velocità V. Ovviamente come corpo rigido che
esegue un moto puramente traslatorio, traslatorio rettilineo, naturalmente ogni punto di quest'asta ha la stessa velocità, ok? Che velocità angolare uguale a zero, perché non cambia orientamento. Dal teorema di Galilei e Varignon, naturalmente le velocità di tutti i punti sono uguali, ok? Quindi naturalmente noi siamo in particolare interessati alla velocità del centro e queste delle canugole mobili, e queste naturalmente hanno la stessa velocità rivolta verso l'alto, poiché stiamo considerando appunto il caso di sollevamento. Va bene? Ecco, noi vogliamo arrivare a determinare la velocità che è applicata in questo punto. Va bene? La velocità la possiamo indicare con VQ, per esempio. Questa VQ è diversa dalla V e vogliamo vedere qual è il legame. Per vedere qual è il legame dobbiamo effettuare l'analisi cinematica di questo meccanismo, che è un meccanismo a carico. Ma noi possiamo partire convenientemente da questo punto, perché come vedete qui abbiamo un ramo della fune che è collegata rigidamente al telaio. Quindi sicuramente la velocità in questo punto A, VA, è uguale a zero, perché è fisso al telaio. Naturalmente, se considero un filo inestensibile, naturalmente tutti questi punti hanno velocità nulla. Quindi anche questo punto qui, B, B, ha velocità uguale a zero, giusto? Ma se noi consideriamo un'assenza di slittamento tra la carrucola e la fune, naturalmente questa velocità è la velocità di questo punto ritenuto appartenente alla fune, ma anche la velocità dello stesso punto ritenuto appartenente alla carrucola, giusto? Cioè uguale a zero. Ma la carrucola è un corpo rigido che, come potete immaginare, ruota intorno a questo punto e sale e scende, ok? Quindi ha un moto, un moto traslatorio accoppiato ad un moto rotatorio. Quindi ho un moto rototraslatorio nel piano, giusto? Questo punto ha velocità uguale a zero, quindi questo che cos'è? Il centro di istantanea rotazione di questa carrucola mobile. Va bene? Ok. Allora, se indichiamo questo punto appunto che va a coincidere con pico zero, siccome la velocità del centro della carrucola è comunque uguale a V, perché il bozzello sta salendo con una velocità V, conosco il centro di istantanea rotazione, conosco la velocità di questo punto, posso tracciare il diagramma della velocità che è lineare, va bene? Ed è quello che mi appresto a fare. Quindi congiungo l'estremo di questo vettore con il centro di istantanea rotazione e ricavo la velocità di questo punto appartenente alla carrucola, ma per lo stesso motivo questo punto è anche, questa velocità è anche di questo punto ritenuto appartenente alla fune. Va bene? Con una semplice proporzione capiamo subito che questa velocità è uguale a 2V, cioè al doppio della velocità di sollevamento. Naturalmente questo discorso lo posso facilmente estendere in questo modo, quindi se questo è 2V avrò 2V anche qui, va bene? Anche questo per forza di cose è 2V, perché se il filo è inestensibile naturalmente si comporta come un corpo rigido in senso assiale, giusto? Quindi le velocità di tutti i punti sono naturalmente uguali tra loro. Bene, ma in questo caso il centro di rotazione è rappresentato da un punto fisso, perché c'è una cerniera fissa. Quindi congiungo questo punto con il centro della cerniera fissa e ottengo la velocità da quest'altra parte. Naturalmente in questo caso ho ancora 2V. Va bene? Ma questa 2V me la riporto verso il basso, e per gli stessi motivi avrò anche qui 2V, giusto? Anche questa è 2V. Però attenzione ora per questa seconda carrucola mobile,
questa seconda che è ruota mobile, ha il centro che ha una velocità V verso l'alto e ha questo punto sulla periferia che ha una velocità verso il basso di 2V. Il diagramma delle velocità è sempre comunque lineare, quindi devo congiungere gli estremi di questi due vettori, ok? Come fatto prima. Quindi quando vado a congiungere gli estremi di questi due vettori, io ottengo questo diagramma delle velocità, va bene? È diventato questo. A me interessa sapere quanto vale la velocità da quest'altra parte, che come vedete è maggiore di 2V, ok? Allora quanto vale? Possiamo fare una semplice proporzione, ma possiamo anche ragionare in maniera semplice in questo modo. Se io riporto la parallela a questo diagramma per il centro, in questo modo, come sto facendo, naturalmente ho traslato questa retta inclinata, che corrisponde al diagramma delle velocità, di quanto? Di V verso il basso, giusto? Quindi vuol dire che questo tratto qui è V. Ci siete? Quindi tutto questo tratto da qui a qui, quindi vale a dire questo, è uguale a 3V. Ma se questo è 3V, sarà 3V anche questo, aggiungo V, insomma, morale della favola, questo è 4V, tutto quanto. Va bene? Quindi possiamo facilmente dimostrare che qui abbiamo 4 volte V. Proseguo con questa analisi, qui diventa un po' difficile rispettare la scala, ma ci provo, quindi questa qui è ancora 4V. Questa 4V me la ritrovo tale quale dall'altra parte, va bene? Quindi di qua ho ancora 4V, perché? Perché le garrugole fisse fungono soltanto da rinvio, ok? Non c'è variazione di velocità della fune naturalmente, no? Fungono solo da rinvio. Bene, se questo è 4V, arrivo qui e ho naturalmente 4V, che dovrebbe essere all'incirca uguale a questo. Questo qui è 4V, non ci dimentichiamo che il centro è sempre V, perché tutta la parte rigida del bozzello sta traslando con una velocità V, che è uguale per tutti i punti, perché è un modo traslatorio, anche rettilineo in questo caso. Il diagramma di velocità è lineare e quindi il ragionamento naturalmente è sostanzialmente lo stesso. Ovviamente i risultati sono un po' diversi. Okay? Perché qui ho questo vettore velocità e si può dimostrare, così come abbiamo fatto prima, se io faccio la parallela passante per il centro, qui c'ho anche V e quindi ho 5V. Però mentre qui si va a sommare, qui devo aggiungere un'altra V. Morale della favola, questa qui è 6V. Quindi vedete un po', tutto il pozzello sale verso l'alto con una velocità V, però la fune ha in questo tratto una velocità 2V, 4V, 6V e poi naturalmente ho quest'altro rinvio, naturalmente. Adesso qui lo rappresento più corto, perché non ho spazio sulla lavagna, comunque sì, questo è quello che succede. Quindi che cosa sono arrivato a dimostrare? Che da questa analisi cinematica, che la velocità nel punto Q è uguale, in questo caso, a 6 volte la velocità di sollevamento del carico. Va bene? Ok. Questo dal punto di vista cinematico. Andiamo a fare ora un discorso che è di natura dinamica, nel rispetto dell'ipotesi di trascurare tutti gli attriti nelle coppie rotoidali, quindi fune inestensibile, perfettamente flessibile e in condizioni di moto di regime. Bene, come abbiamo imparato a fare, prima di scrivere l'equazione di equilibrio, focalizziamo l'attenzione del corpo, gli elementi che costituiscono un certo sistema rigido.
Allora, in questo caso noi puntiamo l'attenzione su tutto il bozzello e traccio questa superficie immaginaria per tenere a mente, focalizzare appunto l'attenzione prima di scrivere le equazioni. Bene, come vedete questa superficie taglia la fune in vari punti e in corrispondenza dei tagli di questa superficie immaginaria devo andare naturalmente a sostituire delle forze per non cambiare naturalmente le carte in tavola. Allora, incominciamo già da ora a schematizzare qui una tensione della fune che la indico con T con 0, questa la indico con T con 1, questa la indico con T con 2 e così via. Qui ho una T con 3, ho una T con 4, una T5 e naturalmente una T6 che è comunque uguale a Q. Bene, se vado a fare l'equilibrio alla traslazione verticale di tutta questa parte che ho evidenziato per il tramite di questa curva tratteggiata, io ho che la somma di tutte queste forze deve essere uguale a P, giusto? Ora, nel caso ideale tutte queste tensioni sono uguali tra loro. Sono uguali tra loro perché su questa carrucola mobile non c'è nessuna coppia, se trascuro anche l'attrito nella coppia rotoidale. E quindi se vado a fare l'equilibrio della rotazione intorno a questo punto, per sola questa carrucola, avrò che T0 uguale a T1. Va bene? Facciamolo solo per questa, per il momento. Va bene? Quindi se io ho qui una tensione, ho qui una tensione T con 0 e qui ho una tensione T con 1, se vado a prendere come polo questo punto O, questo è il raggio R della carrucola, equilibra la rotazione qui, che dovrei scrivere T1 per R è uguale a T0 per R, ma RR si semplifica, quindi naturalmente T1 è uguale a T con 0, giusto? Quindi in assenza di coppie, coppia motrice, coppia resistente, coppia d'inerzia, coppia d'attrito, qualsiasi tipo di coppia, naturalmente queste tensioni sono uguali. Va bene? Naturalmente questo vale per questa, ma vale per questa, per questa, per questa, per tutte le carrucole fisse e mobili. Giusto? Di conseguenza T0 uguale a T1, che è uguale a T2, che è uguale a T3, sono tutte uguali. Nel momento in cui sono tutte uguali, che cosa posso scrivere? Posso scrivere questa equazione di equilibrio, cioè che la P sarà uguale a 1, 2, 3, 4, 5, 6, sarà uguale a 6 volte, la T. Scrivo semplicemente T senza pedice perché sto ipotizzando che siano tutte uguali in questa situazione. Allora, che cosa vado a ottenere? Naturalmente questa T5 sarà uguale anche alla T6, cioè sarà uguale anche alla Q. Quindi questa la posso anche esplicitare ancora meglio come P uguale a 6 volte Q. Ok? La scrivo in questo modo. Quindi che cosa ho ottenuto come risultato interessante? Che Q è uguale a P sesti, cioè la forza motrice è 6 volte più piccola del carico da sollevare e quindi naturalmente è un meccanismo vantaggioso, moltiplicatore di forza. Va bene? Un po' come la leva, ma questo è basato su un meccanismo a carico. Bene, questo risultato poteva essere facilmente ottenuto anche facendo un bilancio di potenza meccanica. Qui c'è l'aspetto cinematico e qui c'è l'aspetto statico. Va bene? Cosa posso scrivere?
posso scrivere che io ho il bozzello che sale, va bene, e quindi ho una potenza che dato dal prodotto Vp per V, giusto? Cioè la forza per la velocità, però attenzione perché la potenza come il lavoro è una grandezza scalare, va bene? Mentre sia la forza che la velocità sono grandezze vettoriali. Quindi qua cosa dovrei scrivere a rigore? P per V per il coseno dell'angolo che formano, ma l'angolo che formano è 180 gradi, quindi è meno 1, ok? Quindi la potenza del carico è meno P per V, ok? Ma per quanto riguarda la potenza motrice sarà uguale a Q per VQ, coseno di 0 che è uguale a 1. Portate al secondo membro, naturalmente la potenza motrice è uguale alla potenza in uscita, d'accordo? Ma se noi qui andiamo a sostituire, naturalmente che cosa otteniamo? Che la VQ è uguale a 6V, che è uguale alla P naturalmente ottengo lo stesso risultato, quindi sarebbe 6Q per V e ottengo naturalmente lo stesso risultato, però con una sola di queste due informazioni naturalmente tramite l'equazione del bilancio di potenza posso ricavare l'altra, va bene? Quindi questi risultati derivanti dall'analisi cinematica e analisi statica sono naturalmente confermati da un bilancio di potenza. Bene, e quindi questo è un meccanismo moltiplicatore di potenza. Bene, però a questo punto il discorso sarebbe troppo semplice. Andiamo a vedere che cosa succede nel caso in cui andiamo a tenere conto di altri effetti. Allora, se noi prendiamo una singola carrucola, ecco, immaginiamo che questa sia una carrucola fissa per semplificare le cose e renderle più intuitive. Se io vado a posizionare qui sopra, come abbiamo fatto nel caso precedente, un flessibile, cioè la fune in questo caso, ecco, se fosse un flessibile ideale, come abbiamo ipotizzato qui, effettivamente la fune si piegherebbe esattamente secondo la sagoma della carrucola, che è una sagoma circolare, va bene? Così come fatto. Nella realtà il discorso è un po' più complicato, perché poi immaginate che qui queste funi, naturalmente, in particolare gli apparecchi di sollevamento, sono soggette a degli sforzi notevoli, no? Quindi parliamo di funi in acciaio, funi a trefoli, quindi hanno delle forme un po' particolari. Ecco, se voi immaginate di provare a piegare a mano un cavo d'acciaio, non è così flessibile come uno possa immaginare, no? Cioè dovete applicare, insomma, un certo momento flettente, perché non è che si piega più di tanto, arriva a un certo punto non si piega. Quindi in realtà, se noi vogliamo tener conto di questo effetto che nella realtà accade, diciamo che la fune, anche solo appoggiata qui sopra, in realtà assumerebbe una sagoma di questo tipo rispetto a quella di flessibile ideale che abbiamo considerato fino ad ora. Oh, questo comporta che cosa? Comporta naturalmente qui un certo braccio e lo indico con E. Questo E è in questo caso sicuramente uguale a questo altro E. Bene, questo è il comportamento elastico della fune, ok? Perché? Perché come dicevo prima in realtà non ha una rigidezza flessionale nulla, ma ha una rigidezza flessionale sicuramente diversa da zero, quindi si oppone allo sforzo di flessione, ok? E quindi questo comporta questo effetto. Ma c'è un altro effetto, perché il discorso che ci riguarda è naturalmente interessa i meccanismi a carico, ok? Non è
un semplice, una sorta di trave che viene appoggiata sulla carrucola. Noi ci troviamo in una situazione dinamica, cioè una situazione di moto. E allora cosa succede? Anche qui, prendendo come riferimento il caso ideale, inflessibile, perfetto, noi avremo una situazione del genere, giusto? Il nostro riferimento. Ma cosa accade? C'è anche un comportamento plastico della fune. Cioè la fune ha comunque una sua memoria, nel senso che se ruota in questo senso, questa è omega, la carrucola, questo vuol dire che la fune arriva dalla parte sinistra e esce dalla parte destra, se questo è il verso di rotazione, giusto? Quindi la fune arriva sulla carrucola che aveva una sagoma rettilinea e quindi ha memoria della sagoma rettilinea e quindi tende a mantenere questa forma rettilinea. Non gli piace che ora viene curvata per assecondare la sagoma della carrucola, ok? Tende a mantenere questa forma rettilinea. Questo è un comportamento che è diverso da questo elastico, poi in realtà i due effetti si sommano insieme. Li stiamo isolando per poter entrare maggiormente nel merito della questione. E allora, questo che cosa comporta? Comporta che sul lato sinistro io ho un qualcosa di questo genere. Ripeto, perché la fune tenderebbe per memoria di forma a conservare questa sagoma rettilinea, però poi è obbligata, perché è obbligata, perché è tirata dall'altra parte, è obbligata a piegarsi, va bene? Però questa resistenza comporta una eccentricità rispetto al riferimento del caso ideale. Questa eccentricità la indico con E con 1, perché è diversa da questa E. Questo è comportamento elastico, questo è comportamento plastico. Quando io mi trovo in uscita di qua, dall'altra parte, e accade qualcosa di simile, perché la fune è stata piegata per assecondare la sagoma della carrucola e ora vorrebbe rimanere curva. Invece noi la tiriamo e quindi deve ritornare ad assumere una sagoma rettilinea. Quindi come aveva memoria prima a mantenere la forma rettilinea, a memoria in uscita a mantenere la forma curvilinea, ok? E quindi ha un effetto di questo tipo qui, cioè se ne va verso l'interno e poi per forza di cose deve tornare ad assumere una sagoma rettilinea. Tenete presente che parliamo spesso, diciamo, negli apparecchi di sollevamento parliamo di cavi di acciaio che sono, insomma, abbastanza consistenti, possono esserlo. Immaginate le applicazioni in campo navale, per esempio, no? Quindi parliamo di cose di una certa importanza. Ecco, e allora da quest'altra parte noi abbiamo ancora un'eccentricità che è diversa, che è una E con 2. Se noi ora andiamo a sommare questi due effetti, e possiamo farlo per il principio di sovrapposizione degli effetti, e che cosa otteniamo in sintesi come comportamento complessivo che tiene conto dell'effetto elastico e di questo effetto di memoria? Va bene? Otteniamo questo. Disegno ancora la carrucola. Riporto ancora i riferimenti del caso ideale di un flessibile perfetto, ideale, cioè senza rigidezza flessionale, e sommo gli effetti. Come vedete qui ho E più E con 1, si sommano, quindi qui avrò una bella eccentricità, naturalmente questa è esagerata per mettere in evidenza l'effetto. Quindi qui a sinistra io ho, ripeto, E più E con 1. Sto considerando positivo, quindi verso sinistra, giusto? Analogamente vado a considerare qui positivo verso sinistra.
e quindi che cosa ottengo da quest'altra parte, fermo restando che la somma di questi effetti mi darebbe una cosa di questo tipo. Ok? Quindi qui ottengo E con 2 meno E, ripeto, considerando positivo da questo riferimento verso sinistra. Questa è la somma degli effetti 1 e 2 che tengono conto del comportamento elastico e plastico. Ecco, però siccome noi vogliamo avere, diciamo, a questo punto una formuletta che tenga conto di tutto, andiamo a tener conto anche dell'attrito che è presente in questa coppia rotoidale. Sappiamo come fare, perché dobbiamo utilizzare il cerchio di attrito. Allora, andiamo a rappresentare qui il cerchio di attrito, eccolo qua, che come sapete dipende dal raggio del perno e dall'angolo di attrito dinamico, quindi ρ è uguale ad R se φ, e quindi sui due rami della fune naturalmente sono applicate delle forze, immaginiamo che qui ci sia applicata una T e qui applicata una Q su questi due rami. Naturalmente la reazione vincolare che è spiccata da questa cerniera fissa deve essere tale da garantire l'equilibrio alla traslazione verticale, quindi se qui c'ho T e qui c'ho Q, naturalmente la reazione lì deve essere uguale a Q più T, perché deve contrastare ed equilibrare tutte e due queste, giusto? Benissimo. Ma attenzione a posizionarla, perché noi ricordiamo le caratteristiche del cerchio di attrito, quindi questa reazione deve essere tangente al cerchio di attrito. Ho due possibilità, una sulla destra e una sulla sinistra come tangenza. Naturalmente, per stabilire la posizione giusta devo indicare anche la rotazione della garrupa, che ipotizziamo essere oraria. Se è oraria, questa reazione naturalmente è tangente sulla destra, perché deve generare rispetto al centro O della coppia rotoidale, un momento resistente di attrito rispetto alla velocità angolare omega che ho ipotizzato essere oraria. Va bene? Questa è la risultante R, la risultante R che è uguale a Q più T. Va bene? E allora questo ci consente di scrivere una relazione complessiva in considerazione del comportamento elastico e dell'attrito nella coppia rotoidale. Va bene? E quindi di muoverci dalla situazione ideale che abbiamo considerato prima ad una situazione, quindi con un modello matematico che è un po' più raffinato, perché è un po' più vicino a quello che è il comportamento reale. Giusto? Benissimo. E allora andiamo a fare l'equilibrio alla rotazione di questa carrucola intorno al punto O. Che cosa possiamo scrivere? Allora, possiamo scrivere Q per il braccio, naturalmente qui questo qui è R, il raggio della carrucola, quindi ho Q per R più E più E con 1 e ancora più ρ, che è il raggio del cerchio d'attrito. Scusatemi, non è intorno al punto O, ma intorno a questo punto mi conviene, ok? Quindi scelgo come polo il punto di applicazione della risultante, così non entra in gioco nell'equilibrio alla rotazione, perché è braccio nullo, ok? Quindi il braccio totale è questo, sarebbe E più E1 più R più ρ, va bene? Ok, questo momento della forza Q rispetto a questo punto deve essere equilibrato dal momento della forza T, naturalmente. Quindi ho T per cosa? Il raggio R della carrucola meno sicuramente ρ, che è il raggio del cerchio di attrito, meno questa somma, ok?
ma meno questo significa più E meno E con 2. Va bene? Perché cambia di segno. E questa quindi è l'equazione di equilibrio. Questo è molto importante perché mi permette di esprimere la T in funzione della Q per il tramite di tutte queste caratteristiche. Va bene? E quindi abbiamo Q R 2E 2 con 1 più Rho diviso R più E meno E con 2 meno Rho. Questa è la relazione finale che ottengo in considerazione di tutti questi aspetti. E la incorniciamo. Questa relazione vale per tutte le garrugole, fisse e mobili. Quindi quando io vado a considerare un paranco in cui sono presenti n garrugole fisse e mobili, perché lì mi sono fermato a 3 garrugole mobili, ma ne potrei avere anche 4 o 5. Beh, poi a un certo punto non conviene più per i motivi che risulteranno evidenti tra poco, però diciamo che ne ho diverse tra quelle fisse e quelle. Allora, se noi andiamo a guardare con un po' di attenzione questo termine, qui compare il raggio della garrugola e dipende dalle caratteristiche elastiche, questo che dipende comunque dal comportamento plastico, quindi si ricavano questi valori per via sperimentale, e Rho che è il raggio del cerchio d'attrito, sappiamo bene, ve lo descrivo qui, che Rho è uguale a, non questo R, ma l'R del perno per il seno di Φ. Va bene, non il raggio della garrugola, il raggio del perno per il seno. Insomma, morale della favola, questa è una costante che la posso andare ad inglobare in un numero K. E quindi questo mi permette, una cosa posso dire, che questo K comunque è maggiore o uguale a 1. Ok? Se fosse uguale a 1 sono nel caso ideale perché T è uguale a Q. Altrimenti è maggiore, vedete sopra ci sono tutte somme, qui ci sono delle differenze, quindi il numeratore è maggiore del denominatore, va bene? Quindi K è maggiore o uguale a 1. Quindi questa relazione la posso scrivere in maniera più compatta come T che è uguale a K al cubo. Questo K tiene conto di tutto e, ripeto, vale sia per le garrugole fisse che per le garrugole mobili. A questo punto ritorniamo allo schema di prima, che lo avevo già impostato in previsione di queste nuove considerazioni. Vedete, qui non ho scritto T, ho scritto T0, T1, T2, T3, T4, T5 e T6, perché avevo già ipotizzato di considerare questi aspetti che portano ad avere delle tensioni che sono diverse. Ok? Come abbiamo ora spiegato nel dettaglio. Allora, per motivi di spazio, mi risposto dall'altra parte, precisato questo aspetto, e quindi cosa posso scrivere con riferimento allo schema appena rivisto? Che la tensione T1 sarà uguale a KT0, giusto? Applicata alla prima garrugola mobile. Che la tensione T2 sarà uguale a KT1, va bene? Ma T1 è uguale a KT0, quindi qui ho un K4 T0, giusto? E così via. Quindi posso scrivere T3 è uguale a KT2, cioè K al cubo T0. 4 è uguale a KT3 e quindi è uguale a K alla quarta T0. 5 K di 4 è uguale a K alla quinta di 0 e fino ad arrivare al cavo, all'estremità di uscita di quello schema che corrisponde, diciamo in gergo più tecnico, ad un bozzello continuo in sesta, e quindi T6
è uguale a k t5, cioè uguale a k alla sesta t0. Otteniamo una relazione di questo tipo. Quindi nel caso generale noi possiamo scrivere naturalmente questa relazione, cioè che la t ennesima sarà uguale a k alla n t0. E questa è una prima relazione che dobbiamo tenere a mente. Ok? A questo punto ritorniamo ad analizzare, non mi sposto, ritorniamo ad analizzare l'equilibrio del Bozzello, che prima abbiamo risolto in maniera semplice, perché se le tensioni sono tutte uguali, naturalmente abbiamo scritto che P è uguale a 6T, perché ho 6 rami di fune, ognuno esplica, è soggetto alla stessa tensione, quindi 6T è uguale a P, per l'equilibrio della traslazione verticale del Bozzello. Adesso il discorso è un po' più complicato, perché quelle tensioni non sono uguali tra loro, ma sono diverse tra loro. E allora andiamo a reimpostare l'equilibrio alla traslazione verticale del Bozzello. E quindi che cosa devo scrivere? Vabbè, devo scrivere semplicemente questo, che P è uguale a alla somma di tutte queste tensioni, quindi T0 più T con 1 più T con 2 più T con 3 più T con 4 più T5. Mi fermo a T5 perché sto considerando il Bozzello, perché poi T6 ce l'ho sulla l'ultima carrucola fissa. Va bene? L'equilibrio è questo. Va bene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, se fossero tutti uguali avrei 6T, come fatto prima. Ma non è questo il caso. Se poi teniamo conto di tutto questo, lo andiamo a sostituire qua dentro, vediamo che cosa succede. Io so che T1 è KT0, T2 è K quadro T0, T3 è K3 T0 e così via. Quindi posso mettere in evidenza T0, quindi T0 che moltiplica 1 più K, K quadro, K al cubo, K alla quarta, K alla quinta. Va bene? Ho semplicemente sostituito queste relazioni qui dentro e messo in evidenza T0, cioè la tensione sul primo ramo della fune. Ok? Bene, se io guardo con un po' di attenzione qui, mi accorgo che questa espressione corrisponde ad una progressione geometrica di ragione K. Di ragione K perché, come vedete, se voi fate il rapporto tra questo numero e il precedente, avete K. Questo è K, questo è K, questo è K, questo è K. E questa è la caratteristica di una progressione geometrica. Va bene? Allora, questo è importante metterlo in evidenza, perché noi possiamo utilizzare la formuletta che ci consente di fare questa sommatoria in maniera compatta, che è la formuletta caratteristica della progressione geometrica. Va bene? E allora, la formuletta è la seguente. I, quindi, è uguale a questa t con 0, questa è la progressione geometrica e la tratto come tale, quindi ho un k alla q più 1 meno 1 diviso k meno 1, dove k è la ragione della progressione geometrica. Allora qui compare un q, ma q sarebbe praticamente questo numero qui. Quindi usiamo la formuletta matematica, K è la ragione e Q naturalmente corrisponde a questo termine qui. Ma nel caso nostro questo Q è uguale a N-1, perché N è 6, questo è 5, quindi nel caso nostro è N-1. Quindi a noi fa più comodo far comparire N quanto Q, è più un parametro matematico caratteristico della progressione, ma più significato fisico fa comparire n, ok? Che sarebbero il numero di tratti di fune verticali. Se qui ci vado a mettere
ci vado a mettere n-1, naturalmente questo termine diventa n-1 più 1, quindi rimane semplicemente n, no? Che ripeto ha maggiore significato fisico. Quindi alla fine la relazione che otteniamo tra il carico e la tensione presente nel primo ramo, quello fisso, è questa semplicemente, cioè K alla N-1 diviso K-1, dove K è tutto questo. Bene? Allora, abbiamo messo in evidenza queste due relazioni, ok? Le combiniamo tra di loro e otteniamo la relazione finale che ci consente di calcolare la tensione in considerazione di questo nuovo modello, che è più sofisticato perché tiene conto di tutti questi altri aspetti che sono stati viceversa trascurati in prima fase come schematizzazione del caso ideale. Va bene? Allora, andiamo qui a combinare, quindi mi libero di questa t con 0 e ottengo questo risultato e vado ad esplicitare la t con n. Quindi vabbè, da qui esplicito la t con 0 uguale a t con n diviso k alla n e la vado a infilare lì dentro per poi esplicitare la t con n, dove la t con n sarebbe praticamente quella che vi trovo nell'ultimo ramo. Quindi abbiamo allora questa, la sostituisco qui dentro, quindi la t con n sarà uguale a kn per k-1 diviso k alla n-1 moltiplicato per b. Questa è la relazione finale che andiamo ad incorniciare, perché naturalmente da ingegneri alla fine dobbiamo disporre di formulette pratiche che tengono però conto, diciamo, di aspetti, diciamo, di modellazione del sistema più o meno sofisticato. Va bene? Questa è la formuletta. Il K dipende da tutto questo, che ripeto può essere ricavato con prove sperimentali, quindi fornite magari dai costruttori. P è il carico esterno, N rappresenta il numero di rami e T ottengo la tensione. Bene, ecco, può essere interessante fare anche questa verifica, perché? Perché questa naturalmente è una formula più completa, ma naturalmente deve ricondurci nel caso ideale, nel momento in cui, vedete qui K è maggiore o uguale a 1, se K è uguale a 1, T è uguale a Q e siamo nel caso ideale, giusto? Se però voi andate a mettere qui K uguale a 1, abbiamo qualche problemino, ok? Allora ci conviene, come spesso accade in queste situazioni, se io vado a fare il limite, qui c'è una forma indeterminata, perché c'è un 0 su 0. Allora possiamo rimuovere questa forma indeterminata applicando, come di consueto, il teorema dell'Hopital, e quindi vado a fare il limite per K che tende a 1 del rapporto delle derivate numeratore e denominatore, ed è quello che andiamo a fare, è molto immediato. Quindi limite per K che tende a 1, per rimuovere, ripeto, questa forma indeterminata, quindi devo fare la derivata del numeratore, quindi ho un n k alla n-1 per k-1 più, questo è un prodotto, quindi la derivata di questa è 1 per kn,
e questo per il numeratore. Per quanto riguarda il denominatore, ho semplicemente nk elevato alla n-1. Va bene? Se vado a fare il limite per k che tende a 1, questo termine va a 0 e naturalmente mi ritrovo appunto che queste si semplificano e quindi conducono ad 1 su n. Per K1 questo è 1, quindi 1 su 1. Ok, bene, e quindi abbiamo ritrovato questo risultato, che questo termine qui, per K uguale a 1, quindi trascurando tutti questi effetti, mi riconduce ad un valore che è 1 su n, ma 1 su n è quello che avevamo ottenuto prima, perché T sarà uguale a P diviso n. Giusto? E quindi, come vedete, questo modello più sofisticato naturalmente deve contenere il modello più semplice che fa riferimento soltanto al caso ideale. Va bene, credo che ci possiamo